come hanno passato il Natale Cecilia e Ignazio. A casa di Belen Rodriguez, punto primo Natale insieme per Cecilia e Ignazio del Grande Fratello VIP. Moser ha deciso di trascorrere la vigilia di Natale a Milano, mettendo da parte le tradizioni della famiglia a Trento. La coppia è stata ospite di Belen Rodriguez, insieme agli altri familiari della showgirl dell'Argentina. C'erano Jeremias Rodriguez con la fidanzata Sara, i genitori Gustavo e Veronica, il pilota Andrea Iannone, una zia arrivata dall'Argentina, Patrizia Griffini e altri amici. Come documentato su Instagram dai vari partecipanti alla cena, la serata si è svolta tra canti, balli e brindisi. Non è mancata la magia con l'arrivo di Babbo Natale per il piccolo Santiago, che ha ricevuto in dono la bicicletta che tanto sognava. Ignazio, come dimostrano i video e le foto postate sui social network, si è inserito bene nella famiglia Rodriguez. E Cecilia sembra più che mai felice. Per tutto il tempo si è mostrata sorridente e spensierata. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi, punto dunque, procede a gonfie vele la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nonostante i rispettivi impegni quotidiani, entrambi sono molto richiesti nelle discoteche italiane come ospiti, i due riescono a ritagliarsi dei momenti da trascorrere insieme. Dopo la fine del programma condotto da Ilary Blasi, l'Argentina ha preso in affitto una nuova casa a Milano. Il fidanzato fa la spola tra il capoluogo lombardo e il Trentino Alto Adige, ma si tratta di una soluzione temporanea. La modella e il figlio di Francesco Moser intendono sposarsi presto e mettere su famiglia. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Cecilia ha fatto sapere di voler diventare mamma entro il 2018. Cecilia Rodriguez vuole un figlio da Ignazio Moser, punto sotto l'albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo, punto l'età è giusta. 27 anni, punto ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così.